Ciao Valdichiana, benvenuti in questo racconto. Oggi vi raccontiamo qua direttamente dalla Fiera alla Piele di Sinalunga la storia di questa manifestazione ultracentenaria dedicata alla Madonna del Rosario. L'inaugurazione è avvenuta sabato scorso qua da Viale Trieste con alcune personalità della regione Toscana e altri ospiti. Ci sono i nostri gemelli di Aix-Champagne, il comune gemellato con il comune di Sinalunga, che hanno portato i loro prodotti. Insomma, è iniziato tutto sabato 1 ottobre e terminerà domenica 9 ottobre. Noi della Val di Chiana siamo andati un po' a vedere che cosa è accaduto nel primo fine settimana di fiera e che cosa accadrà poi nel prossimo fine settimana e ovviamente il giorno clou, che è il giorno di martedì 4 ottobre. Lo abbiamo fatto intervistando il sindaco di Sinalunga, Edo Zaccheri, l'assessore alla cultura Gianni Bagnoli e l'assessora alle attività produttive Rossella Cottone. C'è un gran fermento qua a Sinalunga perché è da alcuni anni che la Fiera alla Pieve comprende la Fiera dell'Agricoltura e Arti e Mestieri in Fiera. Perché queste due, possiamo dire, sezioni all'interno della Fiera alla Pieve? Perché la Fiera alla Pieve ha sempre di più lo scopo e l'ambizione di raccontare tutto il territorio, le eccellenze che contraddistinguono il nostro bellissimo territorio. Quest'anno, come l'anno scorso, la fiera ha un tema ed è il tema del lavoro e dell'ambiente, proprio perché l'ambiente ci sta chiedendo un po' aiuto, no? Quindi abbiamo voluto dedicare questa fiera proprio a lui, rispettandolo, parlando di sostenibilità, ma sempre con un occhio guardando verso il futuro e anche dal punto di vista lavorativo. Tante tematiche anche sotto questo aspetto che verranno affrontate poi durante la settimana. Ma il nostro sindaco, il nostro assessore e i nostri assessori ci racconteranno più nello specifico. Quest'anno la Fiera alla Pieve è dedicata all'ambiente e al tema del lavoro. Abbiamo iniziato questo percorso l'8 marzo dedicando appunto la giornata all'imprenditoria femminile con una mostra fotografica dove abbiamo dato spazio e valorizzazione alle aziende a guida femminile del nostro territorio e abbiamo proseguito nel corso appunto dell'iniziazione della fiera, quindi della preparazione di questa fiera, riportando delle riproduzioni appunto fotografiche delle varie aziende del nostro territorio. Chiaramente non ci sono tutte, c'è una riproduzione parziale, speriamo il prossimo anno di incrementare. E proprio al tema del lavoro, al suo sfruttamento, sarà dedicato uno degli appuntamenti che avverranno nel nostro di riflessione della fiera l'8 di ottobre, e al tema dell'ambiente è impostato tutta la fiera, a cominciare dalla cena che sarà appunto in cui verranno utilizzate tutto il materiale possibile e destinato appunto al riciclaggio e a tutte le iniziative che verranno impostate anche in via Trieste, che è destinata appunto alla fiera straordinaria. Vi sono diversi artigiani, cosiddetti artigiani creativi, quindi che valorizzano quelle che sono le materie prime come la creta e il legno, proprio per dare valorizzazione al lavoro umano, soprattutto al lavoro manuale e quindi a questa attenzione all'ambiente. La Fiera alla Pieve per il secondo anno consecutivo si consacra come la prima fiera in Toscana con 500 banchi. È una delle più grandi, credo che sia per la varietà di attività sia per la varietà di presenze, e la sua attenzione viene notata soprattutto da parte degli ambulanti che provengono soprattutto da fuori regione. All'interno della fiera abbiamo anche delle aree destinate allo street food, abbiamo delle aree destinate alla fiera dell'agricoltura, perché non dimentichiamo che appunto il nostro territorio è un territorio a vocazione agricola, quindi che tende alla valorizzazione di quelle eccellenze, di quei prodotti enogastronomici come la chianina e gli l'aglione. Proprio l'inaugurazione della fiera ha visto
un omaggio da parte degli sbandieratori presenti nel nostro territorio, da parte delle bande, da parte della Polizia Municipale a cavallo, alla Madonna del Rosario, proprio davanti alla chiesa di San Pietro ad Mensulas, proprio perché non bisogna mai dimenticare che la fiera trae le sue origini proprio religiose. Questa è la manifestazione più importante di Sinalunga, quindi la manifestazione che va a aprire il periodo autunnale, perché insomma è la prima manifestazione d'autunno, ma anche quella che chiude tutti i festeggiamenti dell'estate. Insomma, i sinalunghesi l'attendono tutto l'anno, come ho detto, la manifestazione più importante, che affonda le sue radici nella tradizione, nella cultura di questo territorio, della nostra gente. Insomma, ha origini sicuramente legate alla fede, quindi è la festa della Madonna del Rosario, e quindi importanti anche festeggiamenti intorno alla Madonna del Rosario. Infatti il martedì della fiera avremo qui con noi anche il nuovo cardinale, quindi ci fa onore ospitarlo. Poi è chiaro, insomma, oltre l'aspetto religioso, la fiera è tradizione, promozione del territorio, è promozione delle eccellenze che questo territorio ha costruito, ha selezionato, ha prodotto e sta producendo da anni, insomma, a partire dall'agroalimentare fino ad arrivare all'allevamento, dedicata chiaramente alla razza chianina. La razza chianina nasce in questo territorio, nasce qui a Sinalunga perché è stata selezionata a fine 1800 proprio da un sinalunghese, e di questo non ne vantiamo, siamo fieri, insomma, di aver dato i natali e a questo personaggio così illustre che è Ezio Marchi. E quindi, ecco, insomma, ci sono anche queste famose e bellissime bestie, animali da poter vedere, insomma, questo gigante bianco che si trova in poche parti, insomma, in Italia, insomma, qui non l'abbiamo e ci fa piacere averlo. E preribata è la carne che produce questo esemplare, questo animale, insomma. La fiera è anche economia, perché intorno a questo ci abbiamo legato la tradizionale, insomma, fiera dei banchini, degli ambulanti, che sono 500, quindi si presume, insomma, dai dati che abbiamo, è la fiera più importante della Toscana, è più grande della Toscana. Il Luna Park rivisto, diciamo che quest'anno è comunque l'anno della riprova. L'anno scorso era una fase sperimentale, questa fiera è stata ridisegnata in maniera diversa, quindi per dargli una circolarità diversa, per dare le risposte a quelli che sono i livelli di sicurezza che una manifestazione di questo tipo deve avere. E abbiamo implementato dei progetti che vanno a riqualificare ancora di più quello che è il centro pieve, che deve ed è il cuore di questa manifestazione, quindi andando a creare sempre più, insomma, l'idea e la percezione di essere in un salotto, quindi con le attività che sono nel centro commerciale naturale di Sinalunga, lo street food, quindi per ogni gusto e ogni palato e ogni aspettativa, e quindi i sinalunghesi, insomma, partecipano in massa. Ho visto che già da ieri, insomma, c'è stata una buona affluenza, insomma, però mi fa piacere che annotiamo anche persone che vengono da lontano, anche da molto più lontano rispetto agli anni precedenti, insomma, di questo ne siamo orgogliosi. E quindi vi invito nuovamente tutti alla fiera alla Piave di Sinalunga, martedì 4 ottobre 2022.
gemellaggi partono molto da lontano. Noi già dal 2019 avevamo intrapreso un percorso con i nostri due paesi gemellati, poi purtroppo il Covid ha stoppato tutto e quest'anno siamo riusciti da gennaio a riprendere contatti, a andare agli Champagne una prima volta, poi abbiamo partecipato all'Enrico IV a luglio e poi sono venuti da noi sia ad Orkin che in Champagne durante la festa dell'Incantaborgo e lì è nata l'idea di far partecipare questi due paesi gemellati alla nostra fiera. Alla nostra fiera sono presenti con tre marchi di Champagne durante i primi giorni perché AI appunto è un paese molto famoso per la produzione di Champagne e nella seconda parte della fiera avremo invece la birra di Dorkin, loro famosi appunto per la produzione di birra. Per noi è un punto di forza molto importante, finora solo noi avevamo esportato dei prodotti locali, le nostre tipicità presso di loro. In particolar modo mi preme sottolineare la cena di lunedì, la serata di gala, in cui ben tre champagne saranno presenti durante la cena, regalati appunto dal nostro paese gemellato. Io ringrazio la loro presenza, ringrazio la comunità di Sinalunga per credere nei gemellaggi. Gemellaggi ovviamente sono attività produttive, sono scuola, sono scambi con i ragazzi e scambio di cultura a tutti i livelli, quindi il gemellaggio deve vivere a 360 gradi. Qui è presente il sindaco Dominique Lévesque e l'assessore Agnès Pichot e sono rimasti sbalorditi dalla quantità di cose che ci sono e soprattutto dalle geometrie, sono rimasti affascinati da Viale Trieste con i loro prodotti artigianali, sono affascinati dall'idea dello street food, di essere davanti al ristorante della Chianina, perché un abbinamento importante con lo champagne è appunto quello con la carne chianina, anche se loro dicono giustamente lo champagne si beve con tutto. Non vedono l'ora di vedere il martedì della fiera proprio al 100% con tutti i banchini, anche se per loro sarà una giornata molto impegnativa perché dovranno appunto vendere e promuovere le loro aziende. Tra l'altro alcune aziende di viticoltori qui locali hanno già preso dei contatti per far sì che nascano delle relazioni di scambio tra i prodotti francesi e i negozi appunto italiani. Anche una mostra fotografica appunto dedicata al lavoro e alle attività produttive di Sinalunga. Vi ringraziamo veramente tutti, anche ovviamente non l'ho detto prima, lo faccio adesso, tutta la squadra, dei nostri fantastici Lightning e niente, vi diamo appuntamento, veniteci a trovare qua a Piave di Sinalunga fino al 9 di ottobre. Ciao!